Il tenente Savick chiama Enterprise. Ci sentite? Si sta riprendendo. Pavel. Ci sentite? È inutile, ammiraglio. Le frequenze sono molto disturbate. Se l'Enterprise ha eseguito gli ordini, ormai deve essere lontana. Se non ha obbedito, allora è finita. Anche per noi, a quanto pare. Non capisco. Chi è responsabile di tutto questo? Chi è Khan? Ah, è una lunga storia. Beh, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Non c'è qualcosa da mangiare? Non so voi altri, ma io sono affamato. Come può pensare a mangiare in un momento come questo? Il nostro primo dovere è quello di sopravvivere. C'è del cibo nel cunicolo del Genesi. Sufficiente almeno per una vita intera, se necessario. Puoi approfittarne. Ma non è questo, Genesi? Questo? Gli ingegneri della flotta stellare hanno impiegato più di 10 mesi per scavare tutto quello che vedete. Quello che abbiamo all'interno l'abbiamo fatto in un giorno. David, fa vedere al dottor McCoy e al tenente le nostre riserve di sopravvivenza. Non possiamo restare qui inattivi. Sì, perché no? Ok, tanto per avere qualcosa da fare. Venite. Ammiraglio. Come il suo istruttore è solito dire, mi piace pensare che c'è sempre una via di scampo. Ho fatto quello che volevi. Sono stato lontano. Perché non me l'hai detto? Come puoi chiedermelo? Saremmo stati felici. Avremmo mai potuto? Tu avevi il tuo mondo e io il mio. E volevo che lui stesse nel mio, non a caccia nell'universo con suo padre. In realtà ti assomiglia moltissimo. In tante cose. Ti prego, dimmi cosa senti dentro. C'è un uomo là fuori che non vedevo da 15 anni e che vuole uccidermi. Tu mi mostri un figlio che vorrei poter aiutare. Mio figlio. La vita che poteva essere e che non è stata. Come mi sento? Vecchio. Distrutto. Lascia che ti mostri una cosa. Che ti farà sentire giovane. Giovane, come se il mondo fosse nuovo.